lutto particolarmente sentito ad Arcugnano, che ha perso nei giorni scorsi un suo ex amministratore protagonista di oltre 25 anni di vita cittadina. Si è spento in un reparto dedicato ai malati di Covid del San Borto di Vicenza l'ex sindaco Vittorio Zolta, in carica come primo cittadino per due diversi quinquenni, il primo dal 90 e il secondo dal 2004 in poi. Il pensionato si sarebbe spento in ospedale, in un quadro complicato di malattia aggravato dall'epidemia. Solo pochi giorni fa aveva compiuto 82 anni ed era stato anche un dipendente proprio dell'US Berica in passato. Lascia di lui un ricordo benevolo ai suoi concittadini, ai quali a lungo aveva dedicato una parte consistente del suo tempo libero, ricoprendo più incarichi pubblici e mettendosi a loro di disposizione, e che praticamente conosceva uno ad uno. Un buon primo cittadino tipo vecchio stampo. La sua eredità politico-amministrativa è stata raccolta dalla figlia Flavia, già assessore fino al 2017, candidata a sindaco un anno e mezzo fa e ora capogruppo di minoranza della lista Arcugnano al Centro, in consiglio comunale. Insieme a lei a piangere il papà scomparso, i due fratelli Claudia e Davide con le rispettive famiglie e gli amati nipotini, e la madre Adriana rimasta ora senza il suo compagno di vita. La famiglia ha espresso il desiderio di celebrare il rito funebre in forma strettamente privata, dispensando delle presenze. Vittorio Zolla era anche un alpino di lungo corso, finché ha potuto volentieri presenziare l'appello nei raduni territoriali. Era molto legato alla propria terra, alla quale tra le varie opere portate a termine lascia la sua firma la piazza dedicata a Mariano Rumor a Torre di Arcugnano, dove si erge proprio il municipio della cittadina. Inoltre era stato insignito dell'onorificenza di cavaliere, un attestato di benemerenza di cui andava molto fiero.